Se avremo modo di poter gustare qualche pic speziato, oppure No, subito a bannare lo Zac di Chap, non vogliono no. rivedere il Basta. colosso di gelatina che si schianta sulla propria backline. Proprio... No, abbiamo appena visto il tuo ultimo game, non lo vogliamo rivedere. Gli altri due ban invece è abbastanza standard. Proscuring che va a negare Thresh a Trayton, bannata Syndra e Lucian di Upset, non vogliono rivederlo. Abbiamo visto due ban generalisti e due ban mirati sui protagonisti degli scorsi game. Abbiamo visto un ban su Zax, ban su Lucian, ban su Azir, pick molto forte. Adesso mi aspetto un ban su Corki per andare a scambiare con il ban su Azir, per non lasciare un pick libero. Adesso con anche la rimozione di Azir ancora una volta per evitare che Twix possa utilizzare uno dei suoi pick maggiori, vedremo come vorranno Crashato. effettivamente giocare gli stessi Zo in questa fase di selezione. Vediamo Nidalee rimossa, molto interessante. Il primo pick lato Vanno blu a side negare del la team Nidalee di Rito. Ender. Adesso andiamo a Esatto. vedere su cosa pivoteranno nel primo pick, il power pick, il vantaggio del blue side. Andiamo a ricordare proprio la possibilità di scegliere il campione che scivola sereno attraverso la prima fase di ban. Si apre un counter pick, ma permette di mettere tutto il budget del team nel primo pick, che sarà un pick di Rek'Sai per Ender. Particolare come scelta, molto particolare, soprattutto sul first pick. Rek'Sai normalmente non viene selezionata a meno che non sia un possibile counter pick, o addirittura, almeno per quanto riguarda adesso, anziché all'epoca quando era di più in voga, quanto più addirittura bannata, avendo diversi pick molto più da prioritizzare. Nocturne, questo sì che è un pick piccante, Questo l'hanno pick fatto ante. apposta per Vidius. Questo è esattamente per andarlo a rimuovere dalle mani di Vidius. Sì, e anche per andargli a oscurare e farlo tiltare ogni volta che parte la paranoia. E sappiamo, Vidius è abbastanza terrorizzato da quella suprema, Io perché... credo che sia addirittura un Twix con Vidius. Sarebbe davvero divertente vedere Nocturne nelle mani di Twix Mid. per averlo proprio contro Vidius. È possibile che sia ancora un Nocturne top lane da tempo letale, perché adesso è stato Vero? selezionato Galio, che probabilmente sarà il pick per Twix. Sappiamo che Galio predilige la corsia centrale per andare con la chiamata dell'eroe a intervenire sulle corsie molto più in fretta. Se posizioni in corsia superiore o inferiore, È difficile, sì. ti neghi una delle possibilità con la suprema, mentre in corsia centrale riesci a utilizzarla in entrambi i versanti, in entrambi gli arrivi che vuoi. A cui vuoi giungere. Intanto vediamo Jax selezionato per il team LEC e la riproposizione Oh! di Malphite per il team di Zoom. Malphite che in questo torneo ha avuto una priorità di pick molto interessante. Team proprio vogliono puntare su quella forza inarrestabile e vediamo il ban di Kalista. Niente Kalista con Galio o Malphite Zap. Annessi. Ban di Aphelios giustamente per rispondere alla diade della corsia inferiore. Vedremo Varus ancora libero. Se non c'è un ban di Varus, Jezu potrebbe andarci. C'è ancora set disponibile in ogni caso, quindi Ancora vedremo sì. È se. difficile bannare tutte le scelte perché c'è ancora Camille che sappiamo essere prediletta molto da Wicked. L'abbiamo vista sia Wicked che Kevin, due top laner vecchia scuola che giocavano uno negli Alliance e uno negli SK nello stesso periodo. Adesso c'è il ban di Varus 4. Tiratori bannati nella seconda fase di ban. E qua si apre il pick spicy. Dateci quella Jinx con pioggia di lame o quella Miss Fortune con il conquistatore. Vogliamo il pick piccante. Sarà a vedere ogni caso. Vayne, diversi AD carry sono stati già rimossi. Questo potrebbe però mettere nelle mani di Upset il suo Ezreal, volendo. D'altronde Carico, in patch odierna molto forte. Vedremo se Upset tornerà quindi su. Immaginavo. Ezreal Yuumi libera ancora, attenzione, Oh, potrebbero Ezreal Yuumi! tryhardare. Devono farlo allora. È il momento del tryhard. È il momento del tryhard. Kai'Sa, No, Kai'Sa. switch di over. Attenzione. Dun dun 5 dun dun. 4, secondi. 3, 2, no, niente. Ezreal, Ezreal! E prendiamo anche Yuumi, Medic, forza! Swain. Wayne.
Baganà. Stanno trollando. Il famoso troll di Over. Ma non fa niente, anche Yumi. Nautilus può andare. Nautilus va top. Dai, vogliamo vedere. Adesso con la Yumi Vigis potrebbe andare. Potrebbe andare effettivamente con un Nautilus mid. Alla fine però sarà Swain. Sarà Swain. Questo vuol dire che sarà uno Swain mid, al massimo uno Swain top. Poco importa, perché alla fine hai due possibili top laner, ma questo lascia a Yasuo il suo Yasuo. E ci sono così tanti no cap adesso. Abbiamo visto la priorità su Malphite, il ban Galio, il ban su Kalista auto-inflittosi, nonostante due tank che sinergizzino bene con il legame oscuro di Kalista, e gliel'hanno lasciato libero. Già. Draft magistrale. Il team LEC ci ha soddisfatto, perché il team è veramente gustoso. Jax e Swain sono due campioni che non abbiamo modo di vedere molto spesso sulla LAN. Questo è vero. Mentre il team Zuva, tranquillo, sereno, cioè Tari, c'è Nocturne. Nocturne è un pick interessante per andare anche a neutralizzare, forse Ender, andare a matchare con i tunnel con la paranoia, per andare a infliggere tutti quelle possibili aperture sui dive con la paranoia, l'engage a meta mappa, che senti darkness e poi ti spaventi così perché sai che sta arrivando l'incubo. Sì, più che altro la combinazione infernale ovviamente sarà l'ingresso dell'entrata trionfale da parte dell'eroe da parte di Galio, e la paranoia da parte di Nocturne. Sono due abilità che si legano molto bene e sinergizzano. Ma signori, siamo finalmente sulla LAN dei Evocatori, Runeterra, pronti per quella che è la finalissima di questo EU Face-Off, il team LEC della Riot contro il team francese Zoo, pronti a confrontarsi per quello che sono due possibili invade preparati, o almeno più un invade difensivo da parte di Zoo, che si era appostato lì totalmente, ma questo lascia quindi spazio al team LEC di muoversi un po' come più preferisce. Sì, cercano un invade a livello 1, non trovano assolutamente nessuno, erano tutti red al lato del buff rosso per andare a coprirlo, per andare a garantire a Nocturne uno start abbastanza safe, mentre Team LEC si mantiene pronto a un'imboscata per l'eventuale check della bottom lane. E ricordiamo, prima che si azzannino al livello 1, hashtag LEC win o hashtag Zoo win, per andare a incoronare il vostro personale re di questo torneo. Attenzione, spottati, ma non ci sarà probabilmente un engage. Traton ovviamente non può contestare. Esatto, di certo non può contestare, anzi, le possibilità di contestare sono sempre più rare, sempre più difficili. Nel momento in cui anche lo stesso Chap adesso andrà a fare il suo red buff, vedremo Ender, la sua decisione. Ristupisce mid lane con Ezreal per mantenere il Medivh intatto. Team LEC sempre un point con i propri meme, perché la coppia Medivedi non la puoi distruggere, non la puoi separare, e quindi cosa fai? Swain Nautilus botlane. Avevamo chiesto i pick succosi e li hanno presi. Più lato LEC che lato Zoo, quindi per i pick noiosi, soliti, Gesù con Yasuo, no! Staremo a vedere in ogni caso, ma alla fine Chap riuscirà a ottenere il red buff, di conseguenza ovviamente anche Ender. Sono un po' scambiati i buff, nulla di più. Sì, però qui Chap sta iniziando anche a prendersi un po' della giungla avversaria, questo è molto importante. Sì, abbiamo visto che Ender ha preso solo il buff della sentinella di quarzo avversaria, mentre Chap matcha la rotazione partendo prima dal proprio buff per poi andare a invadere la giungla avversaria, permettendosi così di fare anche il Gromp. Mentre Ender fa i lamabecchi propri. Upset in mid lane. E Ezreal non dovrebbe avere enormi problemi contro Galio una volta che lo spostamento mistico arriva. Intanto in top lane. Superiore però qui, Chap fa capolino subito, pronto con il proprio Fear. Questo ovviamente forza Wicked al flash e poi anche al salto di Kuko. Sì, per fortuna aveva in arrivo la sua ondata di minion. Qua in mid lane c'è Ender pronto. Flash di sicurezza di Twix per non rischiare. Tanto Yasuo, chi è grosso? Si ha inferiore, un facile primo sangue alla fine, nulla di eclatante, semplicemente quei Vidius passo falso, viene trovato
dai controlli di Traitor, questo permette una facile conquista dell'obiettivo. Primo sangue, Vedius abbandonato. Alla fine avevano visto Medi che si stava spostando in corsa centrale per andare ad aggredire Twix, che ha deciso di flashare subito. E quindi c'è Vedius isolato. Jezo aveva pronto il suo terzo tornado per il knock-up. Adesso altro ingaggio. Ancora una volta, corsa inferiore. Questa volta gli sfinimenti su Jezo, ma qui Medi costretto a flash. Jezo molto aggressivo, alla fine riuscirà a tenere, ma addirittura in 4 in corsa inferiore. Arriverà lo stun, ma guarda Jezo con che abilità. Riuscirà a salvarsi, Traitor simulato, ma poco importa. Addirittura qui Upset rischia grosso a un certo punto. Uccisione lasciata nelle sue mani. Quindi uccisione che arriva comunque ancora una volta per Upset in corsa centrale. Ma qui l'inserimento da parte di Yasuo è fenomenale. Sì, è molto propositivo il team francese. Con Yasuo che va molto aggressivo, si tiene sempre al limite del range della torre per evitare di venire colpito. Adesso è ancora a livello 3. La torre lo colpisce e gli fa molto male. Però il team LEC mostra il classico gank in tre mosse. Questo è l'amo, questa è l'esca e questa è la tenaglia di mid lane e jungler che vanno in supporto alla corsa inferiore. Adesso vediamo la priorità. Il drago ancora non c'è. Hanno la priorità, però non penso riusciranno a muoversi molto bene perché Wicked è costretto al recall, probabilmente dovrà teletrasportarsi in corsia superiore per non perdere la sua ondata, e Ender è a livello 4. Ha lo smite disponibile sì, ma ha perso la priorità in corsia centrale perché Upset è sceso ad aiutare la sua corsia inferiore e Twix ne ha approfittato. La corsia inferiore, l'ondata si è schiantata contro la torre, è stata resettata. Chap potrebbe provare qualcosa ma è spottato dal lume sul fiume. Sì, nulla porta di che. Fronda e niente di che. Vado in top lane. Chips Wicked molto aggressivo, trovo un ottimo trade ancora una volta contro Chips. Chips al momento è ancora debole, mentre più avanti quando va a mettere... Ed è anche morto, non è solo perché? Molto debole, è anche morto. Era scontato, non doveva semplicemente sì. Riportarsi in avanti, tutto qua. Non doveva riportarsi in avanti con così poca vita, soprattutto doveva, sai che doveva andarsene, hai finito la pozione della corruzione, addirittura Jax aveva appena fatto il 6, poteva tranquillamente daivarlo, doveva proprio andarsene e basta. Sì, soprattutto perché abbiamo visto Wicked pulitissimo. Prima molto colpisce due volte i minion per poterli farmare e poi poter staccare il terzo colpo del suo livello 6 e tirare un lampione in faccia a Chips. Come stavo per andare a dire, Chips non dovrebbe avere vita difficile in questa corsia, perché certo. Una volta che Malphite va a mettere punti sulla sua E, va a ridurre molto di più la velocità d'attacco di Jax, quindi va a neutralizzare in parte il bonus dato dalla sua passiva, sia della passiva del campione sia la passiva della suprema, che ricordiamo fornisce danni bonus ogni 3 attacchi. Se stai attaccando con la velocità di un bruco su una foglia marcia, non è che stai attaccando i famosi bruchi che attaccano le foglie marce. Jezu sì. Aggressivo, arriva la tempesta, ottimo però da parte di Medic, quell'ottimo grab per andare a evitare il follow up dei danni da parte di Jezu stesso. Vidius quindi ancora una volta vivo, ma rischiano tantissimo. Se ci fosse stato anche livello 6 sarebbe finita probabilmente in altro modo. Ender va a sfruttare la priorità che Wicked ha garantito in corsa superiore per spostarsi sulla sentinella di quarzo avversaria, rubarla, e adesso si sposteranno per il drago. Drago della nuvola, ricordiamo, tra i migliori da avere in singola coppia, e mi smentiscono subito andando in corsa centrale, vogliono un'aggressione su Twix che se ne va via semplicemente. Avevano un'occasione, avevano priorità nelle due corse importanti. Jezu, un'altra tempesta. Ancora una volta però niente livello 6 per loro. Ma guarda come magistralmente Jezu si destreggia sotto i danni nemici. Arriva l'entrata per Medic, morte sul colpo netto. Pollo, poi arriva la paranoia dentro con il Fear. Chap, uccisione, il team Zoo demolisce il team Rito. Giù tutti, prima un golem di Petricite e poi l'incubo. Intanto Chips è ancora a perdere 3/4 Chips di vita da un singolo trade probabilmente. Sì, come ho detto, Malphite non dovrebbe subire la corsia contro Jax e quindi subisce la corsia contro Jax. Sotto di 20 minion, non ha neanche le scarpe, Jax ha già una Tiamat dalla sua. Le scarpe le ha perse. Perché è difficile trovare la taglia per un golem di roccia. Intanto è Ender la prima va per cosa il dive. Che ha perso. Ancora una volta si lancia in avanti, grazie a Ender, il knock-up, facile l'uccisione. Adesso ottenuto addirittura con la suprema stessa di Ender utilizzata. Wicked non aveva l'aggro, questo sicuramente non ha facilitato la pulizia totale di quel dive, ma in ogni caso facile uccisione ancora una volta.
E Upset che poverino si trova senza neanche l'assist perché stava arrivando lo sbarramento arcano, ma non ha fatto in tempo a colpirlo, che Chips è morto. Nonostante una bellissima forza inarrestabile che, no, che manda in aria entrambi gli avversari sotto la torre, non erano troppi con troppa vita. Non c'era modo in cui la torre riuscisse a prendere almeno un'uccisione. Se inferiore, Gesù, se inferiore... è nei guai. Gesù rischia grosso. Puro. Messaggero della landa preso da Upset. Nonostante Ender volesse recollare, infatti adesso Chap va ad approfittare del fatto che Ender era il messaggero della landa e va a prendere il red buff avversario. Lo ruba. E adesso vediamo, si porterà probabilmente in corsa inferiore. La paranoia non è ancora disponibile, quindi deve camminare fin là per un possibile dive. Infatti vediamo Gesù che va a pushare la wave, va a preparare il tornado, preparano il dive. No, saremo però... molto attenti. La pulizia però da parte di Vius e Medicas. Qui addirittura, grazie ai tremori, ho un ottimo shield da parte di Chap, Radianza Cosmica, la tempesta con l'ultimo respiro, Ender in fin di vita, segue Chap, prima uccisione per loro, Medicas costretto al follow up, ma sovrasso al flash, Medicas l'unico in vita, lo sbarramento energetico a poco serve, adesso si va in avanti, vogliono anche la vita di Medi, Chap sta bloccando, arriva subito l'inserimento, i danni da parte di Chap, sopraggiungono, ma sarà Gesù a prendere facile l'uccisione. 3-0-3 on fire e soprattutto operativo questo Yasuo. 4-6? No, dai, fra poco. Appena tornerà il salto Wicked probabilmente Chips rischia ancora. Sì, Chips deve andarsene Team adesso. Team Ellie sì che riesce a livellare i nemici grazie ai tremori di Rek'Sai, però i nemici stavano già, gli avversari stavano già andando a impostare un difficile dive, molto più facile da punire. Invece decidono di spostarsi nella propria giungla, dove comunque c'era Taric pronto con la radianza cosmica e un buono stun. Spell shield spettacolare di Chaps. Perfetta, esecuzione perfetta. Adesso vediamo messaggero alla landa in corsa centrale. Saranno 4 placcature, se non torre. Dovrebbe bastare la testata, però c'è Gesù pronto a pulire. No, saranno solo 4 placcature, dai. Gesù però si lancia in avanti. Gesù costretto al follow up. Trova un bellissimo ultimo respiro su Ender, eludendo così i controlli della backline del team Rito. Mio Dio, il team Zu sta demolendo azione dopo azione il team Rito. Qui veramente 18 minuti e chiudiamo la partita. Non vorrei averla gufata, ma Gesù 404, wow, lanciatore 404. Fantasma già chiuso. Chiuso. Attenzione. 404 i fantasmi, mi sa che sono il team Rito. Sì, perché lo score tra l'altro non è stato trovato con quel 404. Minion pari, situazione di gold in vantaggio già di 1500 unità per il team francese. Tryhard fino in fondo vogliono questo onore. Vogliono la vittoria e lo stanno dimostrando. Wicked trova la morte in quell'azione, non riesce ancora a farsi valere. È un Jax che ancora non ha finito la piattura da triade. Jax senza oggetti non è ancora il terrore delle teamfight, lo sappiamo. E non lo sarà mai quanto il vecchio Jax con la lancia di Shojin, se ti ricordi. Per fortuna. Oh sì, assolutamente sì. Purtroppo ricordi. Sì. Esatto, vuoi rievocare cose che io non voglio... No, no. Provano il cespuglio della morte il team Zoo? Sì. Gesù e il team Zoo, arriva lo stun, pronto già, Gesù. Con la propria tempesta arriverà l'ultimo respiro proprio fuori da quello che era lo sferimento. Ancora un altro colpo, arriva lo stun, Medicas molto bravo con la propria stasi, cercano l'ingresso, Ender arriverà a ottenere almeno il su Traton il knock up, radianza cosmica pronto però Yuzu ancora una volta, per fortuna l'ultimo respiro è stato già utilizzato, alla fine Traton morirà sotto i colpi del team Rito. Nonostante tutto, nonostante il drago, le 8 uccisioni, soltanto 1500 unità a differenziare i due team. Cruciale l'intervento di Wicked Lee perché bravissimi Medivedi a guadagnare un sacco di tempo con lo sfinimento prima, con il cronografo di Nautilus che adesso è rotto, non verrà più usato, però danno il tempo a Wicked di teletrasportarsi dentro, sfuggire da quello che era il cespuglio della morte che hanno tentato. Non erano disponibili le due abilità globali del team Zoo. È stato cruciale non avere né la paranoia che è tornata disponibile solo adesso, né la chiamata l'entrata dell'eroe che sarà è un tre quarti della ricarica. Manca ancora un po' prima che Gaglio possa riutilizzarla. Non ha livello 11, cooldown ancora molto elevato. E Team Zoo che si sposta per il drago dell'oceano. Sarà una landa infernale o una landa della montagna. Di nuovo, molto cruciale.
perché sì, sia... molto difensivo comunque. Montagna, adesso, ancora una volta, mio Montagna Dio. Montagna ancora una volta e va a beneficiare Galio Malphite e Tetari, che sono due campioni molto resistenti. Dall'altro lato hai solo Nautilus che la sfrutta bene. Anche perché con tutta la quantità di bullismo che sta subendo Chips... Ancora una volta, tra Chips e Chap, i danni però da parte di Chap si sentono. E Medicast dovrà purtroppo cedere il passo. Passiamo da Chap a Chips, una forza inarrestabile! La vendetta! Upset cercherà il follow-up e lo troverà comunque grazie allo sbarramento energetico. Ha trovato addirittura il stun. Vidus costretto alla stasi, Twix ha tankato l'intancabile, poi per Jisoo un'altra facile uccisione. E uno via così! Può avere quanto stile vuoi, ma con 50 HP sotto torre, di fianco a 4 avversari, è più un'operazione di stile che di sopravvivenza, sì. Vera. Il Team Zoo toglie tutti i freni e sta andando, forse per la seconda torre, la torre interna in corsa inferiore. Dice no, 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 adesso è di beccare, non ci sono obiettivi sulla landa, avrebbero potuto spingere un altro po', soprattutto perché Wicked era morto, Wicked che adesso si sta spostando in corsa inferiore. Wicked... Chips è bellissima la forza inarrestabile che prende due persone e sì, perde la vita, ma almeno si vendica di tutte le ingiurie. Cavolo, che sì, gli ha tirato Wicked. Un po' di catarsi in quell'azione, potevi proprio sentire la liberazione di Chips quando ho premuto R e hanno cappato Wicked sotto range della torre. Sentivi proprio lo sgranocchiare, la soddisfazione. Sì. Arriva il doppio taunt, Magic riesce a fuggire, Vidus costretto a Barbara Suprema, l'ultimo colpo, l'ultimo respiro! Un'altra faccia, l'uccisione? No. No. No, anzi, c'è il controingaggio, no. Bellissimo. Come non detto, Paranoia, arrivo subito in direttissima posta prioritaria, facile l'uccisione, quindi ancora una volta per il Team Zoo, quello dei francesi, 5-12, adesso il vantaggio sì che inizia piano piano a diventare sempre più invadente, sempre più imponente. Ed è un peccato perché questo finale è un brutto finale. È un finale molto molto ricco di azione, che quindi ci piace, però è un finale in cui stanno abbastanza dominando i francesi. Mamma mia. Poco tempo, quindi questi no, francesi hanno piace. Dominato tutta la competizione, tutta la competizione hanno dominato. Vogliono proprio, non ci stanno a far finire la storia degli underdog in maniera felice, vogliono dire sì, ok, siete arrivati in finale, ma siete gli underdog che avete perso. Esatto. Non è peccato, come i film sportivi o il film sul dodgeball, no, in cui gli sfortunati, sfavoriti riescono a salvare la propria palestra e vincere, no. Adesso corsia superiore andranno a prendersi la torre, corsia inferiore hanno una wave sotto torre che adesso Chips andrà a pulire, riescono a mettere altre priorità. 2 minuti al drago, 3 minuti al barone Nashor, saranno dei minuti abbastanza di setup delle ondate della visione. Vediamo che il team LEC è in svantaggio sulla visione, molto profonda nel lato inferiore della giungla, ma sul lato del barone Nashor hanno ben poche ward. Il Team Zoo è molto, molto messo meglio per il barone Nash. Intanto Wicked ad inseguire il nuovo, povero Chips, costretto a utilizzare la Suprema per scappare. Non vogliono dargli tregua, ma poveretto! Lasciatelo in pace questo Malphite. Tre morti sulle 5 uccisioni che ha preso il Team LEC. Tutte ai danni del povero Chips e un paio su Traitor che non ha fatto in tempo a utilizzare la radianza cosmica nelle due situazioni in cui si è trovato sfortunato. Però 12 uccisioni lato Zoo, vantaggio di 2000 unità d'oro. Torri pari, caduta la torre in corsia superiore per gli Zoo, mentre quella in corsia inferiore per il Team LEC. E vediamo, si preparano, cespuglio della morte contro Chap, lo vedono grazie ai tremori. Quindi Wicked sa esattamente dove è il proprio avversario grazie alla comunicazione con Ender. Vediamo in ogni caso 50 secondi al drago. Drago che in ogni caso il Team Zoo sta continuando a mantenere come obiettivo focalizzante. Siamo già a 2. Frammento d'infinito, 100% di critico. Già pronto per quello Yasuo. Perché sebbene abbia solo 50% nell'inventario, ricordiamo che la passiva di Yasuo è quella di fare meno danno con i colpi critici, ma di poter raddoppiare la percentuale di critico. 25 secondi al drago. Anche quello potrebbe portare il Team Zoo a soul point, quindi mi aspetto che mettano molta priorità su quel drago. Vediamo già i ping per andare a pulire le ward. Ci sarà quel bulbo della visione. Sentinella di quarzo per Chaps. E ci prepariamo al teamfight. I Zoo sono abbastanza
aperti, sono molto sparsi sulla mappa, ma sappiamo che hanno la paranoia all'entrata dell'eroe, quindi sono molto più rapidi il team LEC a portarsi in posizione. Infatti vediamo subito il drago ingaggiato. Non c'è visione, ma intuisce il team LEC. Infatti vanno a passare adesso la ward. Un'ottima protezione da parte loro. Addirittura ci hanno anche il muro del vento, volendo, per evitare che Upset cerchi uno steal miracoloso. Yuzu però ingaggia, ottimo ancora una volta il muro del vento. Arriverà il knock up per evitare che Yuzu possa utilizzare l'ultimo respiro, ma in ogni caso sarà lui l'ultimo a ottenere l'uccisione. 6-0-5, il secondo messaggero adesso evocato. Vogliono quella corsia centrale e la otterranno probabilmente. Sì, Medic tagliato fuori dal resto del team. Abbiamo visto Ender che aveva dovuto flashare dopo essere entrato nella tana del drago con il suo tunnel. E c'è Twix dal fianco, attenzione, potrebbe minacciare una provocazione. Oh, Chips! L'ultimo respiro, i danni, poi di radianza cosmica. Che wombo combo! Holy moly! Wombo combo del team Zoo! Un'altra fantastica doppia uccisione! Vidius Ender a salutarci! La seconda torre interna che ci deve accompagnare nella sua distruzione. Il team Zoo devasta il team di Lek. Mio Dio, che prodezze! Capolavoro da parte di Chips. Andiamo a vedere il replay. Proprio preme sull'acceleratore. Forza inarrestabile. Knock up su 2. Ultimo respiro. Chiamata dell'eroe subito pronta. Radianza cosmica consegnata al resto del team a mezz'aria da Nocturne durante la paranoia. È stata poesia in movimento. Abbiamo visto chat partire con la paranoia e timare la radianza cosmica in maniera da poterla dare agli alleati a metà. A mezz'aria. Upset è riuscito comunque a salvarsi, solo due uccisioni, ma che bel fight, che bel fight, che bel mal fight. No le battute sono dei color caster, ti ricordo. Non è detto, io ho dato modo a Moonboy anche di migliorare proprio grazie alle mie battute squallide, quindi lascia fare. È prerogativa. Ma detto questo, wow, che team fight! Chips ha racchiuso tutti questi 20 minuti di bullismo da parte di questo Wicked, di questo Jax, per poi schiaffarli in faccia all'intero team nemico. Mamma mia, ma poi la pulizia, la combinazione, ancora una volta adesso su Wicked, cercheranno il knock up, gli sono costretto alla stasi, questa potrebbe essere però la sua prima morte, stiamo a vedere. 7-0-6 ancora, continua a connettere! Lo shutdown da parte di Ender! Ottimo da parte sua l'inserimento, adesso... Il team comunque da parte Lek deve stare molto attento, si lanciano comunque in avanti, la torre è caduta, non ci sarà più il follow up, facile la prima uccisione per Chips, su Vidius il secondo controllo, Chap a ottenerne, facile per loro quindi ribaltare ancora una volta il risultato. Quel povero Swain di Vedi è stato completamente ignorato in quanto aveva 5 stack nel suo bastone secolare, non aveva neanche un bastone, una crescita di Zonia. Poveretto, hanno danzato attorno a lui, la sua esplosione finale si è visto, ha fatto danno corposo, ma non è stato sufficiente, la torre è caduta nel mezzo del fight, adesso c'è solo Manic che non penso potrà contestare col barone, ma c'è il teletrasporto di Wicked. Vedono il teletrasporto, tanto quanto basta, decidono di beccare. Wicked che gli hanno reso la pariglia di tutto il bullismo, d'altro dell'ennesimo dive sotto la sua torre. Andiamo a vedere il replay. Vanno appunto con la provocazione, continuano i danni sulla torre, c'è l'engage su Wicked, c'è lo sbarramento arcano, molti danni, Gesù costretto a una stasi abbastanza prematura, paranoia, riescono a controbilanciare tutta la fight, ottengono un 1-1, purtroppo va a morire Upset che ovviamente è quello che ha più oro del suo team, cade la torre e il team Zoo riesce a chiudere nuovamente sul povero team LEC che non ha più nulla, non c'era più scampo per loro. Si ricomincia adesso. Quindi adesso con 1:10 al drago, il barone ormai da più di 2:40 sulla landa, ma la dominazione a livello anche monetaria si sente, siamo oltre le 5.000 unità d'oro, arriva la paranoia, Vidius costretto al flash, arriverà comunque il Fear, poi gli stun, pronto Yuzu a raccogliere un'altra fantastica uccisione per Yuzu, poco da fare per loro. Ancora una volta Vidius 0-8, di certo non la sua partita migliore oggi. Però Wicked riesce a prendere una torre in corsia centrale. Mentre il team Zoo adesso minaccia con solo 30 secondi sul timer del drago, minacciano un'anima del drago della montagna. È la seconda volta che prendono un team con due tank, ed è la seconda volta, perché comunque Gallio, ricordiamo, è tra forse i maghi più resistenti. Sì.
a solcare la corsia centrale. E quindi sanno che comunque c'è il 25% di possibilità di una landa dalla montagna, quindi succederà sempre ogni volta che prende un team con due tank, e quindi riusciranno a capitalizzare molto bene. Può sempre esserci lo steel magico di Ender, io non dico nulla, non dico che gli Zhu abbiano già nel cassetto pronta quest'anima del drago della montagna. Arriverà lo sbarramento energetico, ma ormai il team sa bene che quel drago finirà normale, ma soprattutto finirà per dare l'anima al drago della montagna, uno scudo aggiuntivo a uno Yasuo, uno scudo aggiuntivo a un Galio, ma l'intero team, lo stesso Chap, con la sua Nocturne, sarà anche più semplice entrare adesso in un team fight con la sua paranoia in mezzo a 5 persone, Angelo Custode e scudo. Lo stesso Galio ha uno scudo magico e adesso uno scudo pure fisico. Esatto, Gesù, Malphite ha due passive, perché ricordiamo l'anima del drago della montagna viene amichevolmente chiamata la passiva di Malphite, perché è uno scudo basato su... nel caso dell'anima anche su AD e AP, mentre nel caso di Malphite solo sulla sua vita totale. Però in questo caso lui ha due scudi, una passiva della montagna e una passiva dell'essere fatto di roccia. Esatto. Adesso, ingaggiato il barone Nashor, molto lontano il team LC per contestare. Guarda, sono ancora all'inizio della corsia centrale. Medic potrà prendere un po' di tempo, ma bisogna sperare nel steel miracoloso di Ender. Ma qui Ender però riesce a eludere, si lancia dentro. Il nocapo però non è disponibile, verrà ucciso ancora prima che il Baron possa cadere. Facile la sua conquista. Il team Zhu vuole vincere, lo si vede ormai. 7000 unità di vantaggio precise, pulite. Andranno a fare quelle che sono forse gli ultimi istanti, il push finale. Sì, adesso Yasuo potrebbe sfruttare il recall potenziato dal barone per andare a chiudere la danza della morte, se ha gol sufficienti. Adesso tutto il team si ritrova a spingere in corsia centrale con Galio in corsia inferiore. Ma qui Upset e Medicast 4-1. C'è spuglia della morte, ma sei a livello 9, Medic. Non ce la fai contro un Galio dal 14. Wicked dal 14 potrebbe aiutare. Più che altro guarda però... la corsia centrale, però. Gesù si lancia avanti, guardi i danni che riesce a fare su Vidius. L'ultimo controllo, arriva l'ultimo respiro. Potrebbe essere ancora salva la vita, ma poco serve. Addirittura lo sfinimento su di lui. Un ottimo sopra per andare a eludere l'entrata dell'eroe, ma poi verrà subito schiacciato dai danni di Gesù. Da precisione per Yasuo, il samurai errante. Ora l'intero team con due pick appena freschi ottenuti andrà a volgere lo sguardo sulle torri del Nexus. Gli potrebbe ultimi istanti chiusura. Forse potrebbero chiudere ancora 20. Arriva Chips, si lancia avanti, per loro fortuna non c'è il follow up con lo stesso ultimo respiro appena utilizzato, ma poco importa. Medicast in fin di vita, morto anche Upset. Gli ultimi istanti, le ultime torri a cadere, addirittura lo stun, Wicked ancora vivo. Ormai le torri sono distrutte, il Nexus è scoperto, si lanceranno dentro, ma poco serve. Il team Zhu riesce a vincere, questo è un face off. E niente, tutte le predict. Complimenti ai francesi ovviamente per essersi portati a casa l'evento più importante dello split, però a noi italiani del mondo, la vendetta del 2006. Complimenti del mondo, sì, effettivamente i mondiali sono passeranno un po' in sordina rispetto a un evento del questa genere. Vittoria avrà una risonanza negli anni a venire. Scherzi a parte, però è stato una bella partita, un certo stompo a un certo punto, ma delle prodezze meccaniche, una pulizia nelle esecuzioni fenomenale. L'assedio su Suprema di Malphite è stato qualcosa di inebriante. Sì, è la potenza di Noyasu con un con doppio knock-up nella composizione, con un Malphite che riesce proprio missile diretto, arriva nella backline avversaria, due persone con un knock-up, Nocturne che si lancia sulla backline, ed è stato alla fine il copione che abbiamo rivisto anche per i fight successivi in corsia superiore. Vero. E all'inibitore sempre abbiamo visto Malphite che tira dritto. Alla fine è stato sì un tryhard che magari non tutti avranno visto di buon gusto, di buon occhio, ma alla fine era comunque uno showmatch volto in ogni caso al divertire, e sono sicuro che tutti quelli che hanno seguito la competizione siano divertiti sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi. L'importante ovviamente era sempre, ricordiamo per un'ultima volta, sostenere questa iniziativa dello Mid-Season Streamathon, operata ovviamente da Riot stessa. La loro volontà è quella di dare supporto tramite donazioni a quello che ovviamente è la situazione attuale molto graviosa di questo Covid-19 che ha colpito il mondo intero.
e ovviamente come potete ben vedere riot.com/donate per poter ancora dire la vostra. $356,000 in chiusura. Abbiamo guadagnato quasi $25,000 dall'inizio dello stream, quindi grazie davvero di cuore a tutti quelli che hanno donato e che continueranno a donare. Esatto. Ma in ogni caso per noi qua di PG si chiude la Leu Face Off con questa finalissima. Vi ricordiamo in ogni caso che questa settimana entrante ovviamente c'è ancora la seconda settimana del PG Nationals Summer Split 2020. Seguite come sempre tutti i social, mercoledì, giovedì, ore 7 avremo sui nostri canali tutte le trasmissioni. Ma detto questo, signori, per stasera è tutto da D-Noise, dal buon Hannibal e da PG Esports. Una buona serata. We'll be right back.